intervento passando la parola a Filippo Puntosi, che è iscritto a parlare insieme a Franco Camus. Sì. Io intanto ringrazio Giuseppe, Marco che ci hanno invitati assieme a Salvatore qua, da lì per assistere e partecipare a questa cosa che io, per dire la verità, come dire, a me quello che non sa di Calabria non piace, cioè nel senso che io la Calabria, la calabresità, o come dice Pino Nano, la calabritudine, non rendo termine, ce la metterei sempre, perché non si può disconoscere il fatto di essere un'etnia, come dire, diversa, perché è vero quello che dice Pecorelli, che avrebbe potuto Luigi De Magistris dirlo prima, fare i nomi, quindi svelare, ma se non fosse stato per Luigi De Magistris, che per quanto mi risulti è venuto in Calabria qualche tempo fa con alcuni radicali, e la cosa è finita lì, per ragioni evidentemente che noi non conosciamo, perché io non sono un radicale. Non me la sento di dire di essere radicale, perché essere radicale e quindi comportarsi da radicale è qualcosa di oltre, è qualcosa che va oltre, è qualcosa che inizia come percorso ma non sa quando finisce, non si sa che vuol dire. Io per esempio, per quanto mi riguarda, non sono affatto d'accordo con Cannella sul fatto di essere radicale vuol dire pagare la tessera. Ma stronzato. Capisco le ragioni dei radicali che se non pagano quell'obolo lì non c'è motivo di esistere, perché è una questione di sopravvivenza. Eppure il Bettino Craxi però aveva ragione. Perché Craxi? Fatto stesso di evocare Craxi, sembra che uno dicesse, come dire, il diavolo personificato. Poi abbiamo visto che quelli che si ammantavano di moralismo, di perdanismo, di trasparenza e di quant'altro, no, Di Pietro, l'antagonista, Violante, Caselli, il Papa, lo ero, perché noi dobbiamo conoscere, perché i calabresi, oltre ai tanti difetti, come dire, che ci sono insiti, e che noi non vogliamo sapere, non vogliamo parlare e non vogliamo vedere. Ma la Calabria non è altro che una metafora dell'Italia moderna. È un laboratorio la Calabria, non è che al nord, a Milano stanno o sono migliori di noi, o a Roma, o non so dove. Noi non rappresentiamo il male assoluto, così come veniamo dipinti da certa stampa, che non sa, perché se sapessero, cioè se loro venissero in Calabria, ma non per fare, come dire, i reportage di giornata, nel senso di stare un paio di giorni a Londra, un paio di giorni a Reggio, per poi scrivere le cose che hanno visto, sentito. No. Capire la realtà calabrese significa viverla, significa stare, significa confrontarsi con sindaci e amministratori che rappresentano un ostacolo allo sviluppo, al progresso e al vivere civile. Gli enti locali sono un ostacolo,
nel senso che non sono, come dire, democratici, vengono eletti con un sistema apparentemente democratico, ma che noi sappiamo che così non è, perché da noi il voto non è libero, ma semplicemente perché non perché c'è la 'ndrangheta, o non solo per quello, ma perché c'è uno stato di diffuso bisogno, e nel momento in cui non vi è la libertà, come dire, economica, non c'è democrazia, cioè non c'è bisogno di scomodare Ernesto Rossi. Noi abbiamo già un letto, si chiama Abolire la miseria, è una cosa grossa, cerchiamo di fare delle cose, eccetera, ma come diceva qualcuno, la miseria nostra è quella, come dire, culturale, è quella intellettuale. Gli intellettuali non parlano, c'è un silenzio assordante da parte di questi intellettuali, parlano dopo, perché l'intellettuale calabrese è uno di quelli che si fa i cazzi suoi, ma nel senso scientifico del termine, non si sporca le mani, però, come dire, il suo percorso, il proprio percorso poi non deve essere inficiato in maniera, come dire, clamorosa da questo o quel politico. E quindi non attacca nessuno. L'intellettuale calabrese è inesistente, è qualcosa di invisibile. I professori non fanno i professori. Gli assessori alla cultura, e chi mal ha vista, cos'è? Che vuol dire fare cultura? In Calabria, in una delle regioni più importanti dal punto di vista dei beni culturali d'Europa, da noi in Calabria, ovunque si scavi, ci sono delle cose che rappresentano cose importanti a livello storico, ma non solo della Magna Grecia. Qui è nata la civiltà. C'è bisogno che vengano da fuori per. Ma se noi andiamo a leggerci qualche libro, un libro di questi viaggiatori che sono venuti in Calabria nell'Ottocento, quelli sì che l'hanno conosciuta la Calabria. Perché ci sono, come dire, col mulo, con l'asino, a piedi. Quelli ci sono stati mesi e mesi, inverno e d'estate. E per conoscere i calabresi, la Calabria, bisogna conoscere le costumanze, gli usi. Noi anche come associazione non polare stiamo facendo un lavoro di questo tipo. Dicevo l'altro giorno a Giuseppe che Felice Cavallotti, un parlamentare radicale, della sinistra radicale, ucciso dopo quanto duelli, Giuseppe? Dopo 33 duelli. Al 33° duello, Felice Cavallotti, come dire, viene ucciso, quello penso, da un giornalista. Il giornalista ammazza Cavallotti. E Cavallotti radicale del fine del Novecento era molto amico di un Grimaldi, credo, liberale, compagno di lotta e non solo. E quindi noi siamo alla ricerca continua, costante, di questi personaggi, di queste persone che hanno fatto un po' la storia calabrese, che noi ignoriamo e che loro a Roma non conoscono, perché uno dei difetti nostri è quello di, come dire, di autocrocifiggerci. Cioè è vero che le cose non vanno bene, ma come si muove una persona a fare qualcosa viene subito, come dire, messo in difficoltà. Marco Marchesi, che è qua vicino a me, si fa Giuseppe, non io, quanto quasi nulla, quando riguarda l'associazione dei radicali calabresi, e sono delle persone che vogliono fare, e quindi ci mettono del proprio tempo, del proprio denaro, come dire, ci rimettono poi del tempo e del denaro per fare delle cose che non sono cose loro, ma sono cose nostre, nel senso che ci riguardano a noi. La nave degli eletti è una cosa straordinaria, cioè nel momento in cui il conoscere per deliberare
è una dei nodi, è fondamentale per cercare di indirizzare i giovani calabresi verso un nuovo discorso democratico. E solo attraverso questi mezzi, come dire, dell'informatica, di internet, questo può avvenire. Perché nel momento in cui andrà, come dire, in porto questa riforma, giusto o sbagliata che sia, del federalismo cosiddetto fiscale, e qui poi verranno tutti i nodi a mettere, nel senso che le autonomie locali saranno costrette a pigliarsi le risorse in loco e quindi a far pagare le tasse ai cittadini per dei servizi che poi non hanno. E quindi il cittadino, il gioco forza, sarà costretto a lamentarsi. Io ti pago quel servizio se tu me lo dai, ma se no io non te lo pago quel servizio, perché è molto facile parlare di federalismo fiscale. Fino ad oggi non è stato così. Fino ad oggi ci sono stati fiumi di denari, e Luigi De Magistris ha denunciato anche queste cose, ma non è successo nulla. Non è successo nulla perché c'è un consiglio regionale praticamente da 416 pisti, o giù di lì. Ci sono dei consigli comunali che non sono democratici perché non danno manco le deliberazioni ai consiglieri di minoranza. Parecchi di questi 409 comuni calabresi, controllati per la stragrande maggioranza dalla 'ndrangheta o comunque da poteri occulti, non sono democratici. Non è il caso di Servia, chiaro questo. Però ci sono dei comuni, io che faccio un certo tipo di attività, conosco, so che per dare una copia di una deliberazione qualunque, il consigliere di minoranza deve fare richiesta e diffida ai sensi dell'articolo 340 del codice penale. Cioè siamo a livelli di, come dire, stratosferici. E quale, di quale democrazia vogliamo parlare? Perché questo? Perché il comune viene inteso come cosa nostra, cioè nel senso di un'associazione, di una combriccola di amici e di parenti che intendono andare lì non per amministrare la comunità ma per fare i cazzi loro. E la gente assiste risultando su tutti gli stessi, una volta lassù, una volta lassù. E loro assistono, tanto il comune, il cittadino non chiede nulla, il cittadino non ha bisogno di cultura, non sa che ci sono delle leggi regionali, delle leggi nazionali che possono incentivare i giovani, le pari opportunità, le donne, la cultura, non ignora, quindi se non si conosce, come dice Barbella, non si può deliberare. E quindi la conoscenza hanno fatto bene loro a fare questa iniziativa e insistere su questa cosa. Perché nel momento in cui non vi è la consapevolezza che la vera democrazia, l'essenza della democrazia è la partecipazione, e la partecipazione presuppone la conoscenza perché uno partecipa a una cosa e quindi sceglie di esserci, non solo se gli conviene. Dici io non vado lì a Servia, come diceva Lucera, per sopraggiunti impegni istituzionali. Ma quali cazzi di sopraggiunti impegni istituzionali per me lo hai tu? Tu non vedi qua perché è distante, se dire. Perché se l'avessimo fatta a Stilo probabilmente sareste venuto. E allora anche la competenza di dire io non vengo perché sono 300 chilometri, perché la Calabria è lunga. Non possiamo ragionare ancora con questi vecchi. Io mi hanno fatto pena questi, io sono un socialista. Radiano. L'altro giorno alla mezza poverina l'ho vista su Comerati Mari, cioè ancora questi non si rendono conto, questi non si rendono conto eppure hanno 60, 65, chi 70 anni, che il mondo sta cambiando, è cambiato, ci sono dei sindacalisti, faccio pure queste attività per hobby, eccetera, che non si, ancora non si sono resi conto che non è possibile pigliare quattro stipendi. Il figlio di Bonanni che c'è alla casa dell'Eresarco, il figlio di Epicani, la nipote di quello, e l'Angeletti, quell'altro, privilegi, cosa, qua c'è un regime stalinista, bolscevico in Italia, che ancora non è stato, come dire, sovvertito, ecco perché abbiamo bisogno dei radicali, ma di quei radicali non tanto ufficiali, caro, quelli,
ma di quelle persone che vogliono fare delle battaglie radicali, questo sì, perché a noi ci risulta che ci sono dei radicali in Calabria che non vogliono fare battaglie radicali, quindi è una sorta di paradosso. E quindi ha fatto bene Marchesi Giuseppe Cambio a fare, ad approvare, non abbiamo approvato quella, lo statuto e quant'altro, perché per, come dire, non far perdere la speranza, della speranza cristiana, che pure contabile, ma la speranza che si può cambiare, siate il cambiamento, come Gesù. Siamo noi stessi. Cioè non posso pensare che per cambiare devo convincere, non lo so, mia moglie, che probabilmente questa venuta qua a prendere detto. Perché voi donne dici che siete concrete, poi non mi capito che cazzo vuol dire essere concrete. Cioè se concrete vuol dire di volersi di riportare qualcosa a casa, vabbè, io sono fuori da queste cose. Quindi se concrete vuol dire essere, come dire, raggiungere, no? Si può raggiungere anche l'orgasmo facendo altro. Non necessariamente scopare per procreare, non è necessario procreare, anzi, può darsi che pure è virtuoso sotto certi aspetti, visto il numero dei bambini che vogliono fare. E quindi l'idea, e quindi la bellezza dell'idea, vivere per un'idea. Ma c'è cosa più bella che vivere per un'idea. E quindi l'idea di cambiare la Calabria, perché io l'altro giorno ho mandato un pezzo ad un giornale che diceva Enzo, intanto mi piace scrivere così, che era del 1978, io nel 1978 scrivevo sull'Avanti, giornale socialista, quindi l'hanno pubblicato e nel commento è stato che non gli ha detto che era del 78, era di pungente attualità. Non cambia un cazzo, cioè noi qua non cambia nulla, ma può cambiare il territorio, nel senso che se uno va alla Marina di Sevilla probabilmente la spiaggia non so sarà, non sarà la stessa di 30 anni fa, ci saranno meno alberi, ci saranno meno cose belle, questo sì, ma è la natura che si distrugge, ma noi siamo sempre quelli. E le persone, come dire, che hanno voglia di fare, se ne vanno altrove, non stanno qui. Qua restiamo solo gli inattuali e gli inconsistenti. Io sono per la terza via, quelli come noi, che siamo indecifrabili, nel senso che siamo delle persone che abbiamo qualcosa secondo le persone normali, che magari il cervello c'è qualcosa che non funziona, perché quali folli un pomeriggio piovoso di sabato decidono di venire a Sevilla per fare una cosa del genere? Ma noi non vedevamo l'ora di fare questa cosa, di venire e di stare assieme. E perché ci crediamo? È perché sappiamo di stare con i nostri simili, con persone che più o meno la pensano alla stessa maniera, che ha dei valori, che vive perché vuole dare un senso vero alle cose e alla vita, perché poi di questo si tratta. Ed è bella sta cosa. E quindi io, meno male, dico che ci sono